Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Ovviamente c'è tanto verde e quindi tendo a sparire un po' perché mi si proietta addosso la luce verde. Allora, eravamo rimasti al secondo strumento, è un po' che non registro, quindi ho finito il gioco off camera sulla light e... perché ho notato che questo gioco un po' tutti quelli che hanno fatto video se lo sono fatti prima, altrimenti è dispersivo, è troppo lungo cercare tutto quanto. Quindi, sperando che non mi sono già dimenticato all'inizio, dobbiamo andare, ce lo dice semplicemente, il nostro corno conchiglia, la prateria. Ok, dobbiamo andare alla prateria. Prima però... facciamo un riassunto, abbiamo le polveri, possiamo saltare e abbiamo la pala. E qui nel gioco alla moda, vediamo se c'è qualcosa che possiamo prendere. La lastra e il pupazzo del Goomba. Proviamo un attimo a prendere il pupazzo del Goomba che sinceramente non l'ho mai... non l'ho visto questo. Lo Yoshi abbiamo fatto, cioè ci trovavamo alle banane. Allora, andiamo qui. Vediamo un po'. Ok, vai, chiudi. Perfetto. Ormai ho capito anche il tempismo per prendere quelli sulle piattaforme mobili. E questo pupazzo Goomba... no, non gioco. Anche se potremmo prendere anche la lastra. Così quasi ci prendiamo anche la lastra. Buona fortuna. Andiamola qui. Forse un po' troppo in anticipo. No. Perfetto. Che tempismo, ragazzi. Cioè, sono diventato un professionista del gioco alla moda. Non è neanche caduta il top perché l'ha proprio aggrappata come si deve. Perfetto, abbiamo preso anche la lastra. E il cuore non ci serve, nient'altro per il momento, va bene così. Prendiamoci questi bei due premi. Allora, devo togliere questo audio qua, altrimenti rischio che si sente due volte l'audio del gioco. Uno e due. Questo va sulla piattaforma, probabilmente, nella nostra casa. E ovviamente il gatto, ragazzi, non manca occasione. Non manca occasione di fare un po' di casino. E allora, vediamo qui se possiamo comprare l'arco, però costa 900. Va bene così. Possiamo, prima di fare ciò, andare alla pesca e prenderci un barattolino per la fata. Qui, dal pescatore. Pesco. Che c'è un barattolo per le fatine. In fondo, ovviamente, noi adesso abbiamo soltanto l'esca... quella leggera, quindi impiegherà un po' a scendere. Questa è buona per pescare in superficie. Ok. No. Sì, speriamo che non mi abbocca il pesce lì. Ok. Oh oh. Non ci ha abboccato questo. Faccia di Link fa sbellicare quando pesca. E ci dà un'esca leggera. Ah no, peso medio, ok. Ci dà anche il frammento di cuore la prima volta. Ma noi vogliamo prendere il barattolo. Eccolo, ce l'abbiamo. Oh, ma che maledetto. Ecco, adesso pesco questo qua giallo. Eccolo, lo sapevo. Poi non è giallo, è verde. No, l'ho tirato su troppo velocemente. Ma non ci posso credere. Mo' a bocca, ne sono sicuro. Mo' a bocca, ecco, lo sapevo. Ce la prendiamo, così si leva da lì. Oh, un altro frammento di cuore. Alla fine, ridendo e scherzando, abbiamo svoltato anche due frammenti di cuore. No, ne è uscito un altro che si piazzerà lì come quell'altro. Non ci posso credere. Piano piano. No!
No, vabbè, dai, non ci sto credendo. Ok. Perché il barattolo è utile e lo voglio prendere. Facciamo in fretta prima che ne piazza un altro. Dai, dai, scendi, 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 scendi. Devo accelerare a tutta appena arriva praticamente. Allora, lo tiro su fin qua. Ok, l'abbiamo fatta. Finalmente. Però abbiamo svoltato anche due frammenti di cuore che non sono male. No, basta così. Dovremmo avere più... sì, poche più rupie e anche il barattolo. E quindi dobbiamo andare alla prateria. Possiamo saltare e scavare. Allora, la prateria che dovrebbe stare, se non sbaglio, su destra. Ok. Su a destra, adesso possiamo saltare. Tanto qui non so se ho scavato. Ho scavato qui. Sì, ok, lì c'è una conchiglia. E poi sta... no, sta... e dove ci trovavamo? Alle banane, ok. Quindi dobbiamo arrivare al castello per continuare la quest. Quest degli oggetti davvero importante, perché ci dà il boomerang, che è un'arma fortissima, una svolta, e perché stunna il nemico e lo uccide veramente in modo facile. Allora, qua abbiamo già visto, a quanto pare. Ok, dobbiamo andare di qua. No, di qua è chiuso. Di qua è chiuso, quindi... dov'è che ci apre con il salto? E qui adesso non so, mi sa che è chiuso. Mi pare proprio di sì. Oppure no, oppure si può andare, mi sa che sì, si può andare. Di qua. Perfetto. Ci serve... ah, ok, no, no, ok, ho anche il braccialetto. Quindi lì dobbiamo tornarci. Allora, qua vediamo un po'. Qui è dove abbiamo liberato il cane. Perché ovviamente non giocando da un po' a questo dato, perché ho fatto i video di Super Mario, mi devo un attimo ritrovare. Qui vediamo un po'. Ah, questo è... oh. 42 rupie. Sì, che cos'era la cura? Ah no, la pomata, ok. Poi no, mi sa che non ci serviva, abbiamo buttato 42 rupie. Comunque, la prateria, scendiamo. Qui c'è la strega. Proviamo a prenderci... qui c'è un segreto. Ma davvero non puoi ucciderli solo con la spada? Ah, ok. Allora dovrebbe essere così, 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 destra, su. Ok, questo è un libro che sta nella biblioteca e ci spiega come entrare qui. Ci facciamo questo labirinto in questo video, che è molto importante,
perché ci dà una veste che o dà più difesa o dà più attacco. Ho preso quella con l'attacco e devo dire la trovo comoda perché ci metti un colpo in meno. E quindi ce lo andiamo a prendere. Ti ho fatto prestissimo rispetto a quando l'ho fatto io. Sì, è un po' una rogna questa cosa. Che si fa così. Fa così. Bisogna creare tutto lo stesso colore. C'è una stanza dove ce ne sono 9. È un po' ingarbugliata la cosa. Abbiamo preso la bussola. Perfetto. Allora facciamo una cosa. Andiamo a prendere le bombe. Devo dire che l'arco è utile, ma si prende il boomerang. Il boomerang è più utile. Facciamo così. Che ci sta qua? Mi sa che la prateria è proprio questa. Proprio questa. Allora. Di qua. Così, buttiamo questo di qua e apriamo questo. Perfetto. Ah, vabbè, niente di rilevante, anche se 50 rupie fanno non poco comodo. E poi usciamo e rientriamo un attimo per prendere quel frammento. Quindi ce lo dobbiamo prendere. E si prende andando lì dietro. Qua. Poi potevo tirarglielo. Spostiamo questo, spostiamo questo, alziamo qua e ce la prendiamo. Ottimo. Quello che serve mi pare la polvere. No, per il momento no, perché ce ne abbiamo 19, non li spreco 100. Qui abbiamo già fatto la bomba di qua. Mettiamo la bomba. Ok. Un bel po' di rupie. Ottimo. Andiamo di qua. E perfetto. Allora, non ci dà la chiave. Qui dobbiamo ovviamente tirare queste due palle all'interno e ci dà un bello scrigno. Qui la mappa, mi pare. No, il becco. Al momento abbastanza inutile. Quindi proseguiamo, proseguiamo. Che male. Ah, sono caduto da solo. Ok, a posto. Allora. Qui dobbiamo renderli tutti dello stesso colore. Giallo, blu, rosso. Ognuno muove quello e quello in diagonale. Quindi rosso. No. Ok. Presa. Andiamo per di qua. Uno. Due. Tre. Easy. Cos'è il boss qui? Non mi ricordo. È lui. Ah, no, non si può battere. Non si può battere. Si può battere. Ah, è la polvere. No, no, lo possiamo battere.
Ok, non lo possiamo battere. È la polvere. Per un cuore. Brividi. Brividi, brividi. Allora. Andiamo qua. Chiave del boss. Ok. Meno male. Ce la siamo cavata. Andiamo qui sotto. Ah, ok. Dobbiamo entrare lì. È la piccola chiave. Ah, lì! Ok, non l'ho visto. Che sbadatino. Andiamo di qua. Quello dopo. Eccoci qua. Un altro. Ok. Chiave presa, torniamo su. Ecco qua. Eccolo. Ok. Qui spero pure di. Ah, bisogna saltare. Ok. No, 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 no. Becchiamo finalmente la mappa dopo tanto. Abbiamo il diritto di vederci la mappa. E una volta fatto questo, non ci abbiamo trovato neanche un cuoricino scarso. Oh, oh. Fermatevi. Fermi. Ok. Ecco un'altra chiave fondamentale. Andiamo di qua.
E possiamo adesso andare di qua a sinistra. Oh, questo. Allora, al centro muovo i 4. Questo muove questi. Quindi, se questo è così, questo no. Allora, bisogna fare. Allora, lo rimuove tutti. È così, mentre questi cambiano così. Sì, questo è un vero casino. Blu, tutti blu qua. Tutti blu qua. E così, così. No. No, no, così. Oh, meno male. Ci dai di bello? Bel niente. Una fatina che dovevo mettere in barattolo. Cuore che non ci serve. Andiamo qua. E dopo aver tirato una bella spadata qua, ci proviamo a fare il boss. Qual è questo? Oh, scudo botte da orbi. Scudo botte da orbi. Unune. Aspetta, non avere fretta. Ok. Perfetto. Adesso la fatina la catturiamo. Perfetto. Fata in barattolo. È sempre utile. E ci mettiamo così le bombe a random. Di qua. Ecco qua. Benvenuto, Link, Caraldore Risveglio. Giungere fin qui non è da tutti, ti ammiro. Il tuo valore non può essere messo in dubbio, e per questo ti conferisco il potere del colore. Per il potere in attacco scegli il rosso, per quello in difesa scegli il blu. Qual è dunque il colore che desideri? Io, ragazzi, penso che la miglior difesa è l'attacco, quindi botte da orbi e tunica rossa. Come vuoi, sarà così. Vai. Chiudi gli occhi e rilassa. Bidi boom.
Ti ho tolto la tunica rossa, senti un flusso di energia scorrere nel tuo corpo. Adesso siamo rossi. Adesso è il momento di tornare in superficie. Perfetto. Questa tunica è potente. Perfetto. Era importante. E direi che ci siamo anche dilungati. Abbiamo preso la tunica, che è un accessorio non indifferente per Link. E quindi direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto un dislike, un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.